Grazie a Lara Celeghin che ci ha suonato questo bellissimo pezzo di musica, quindi mi verrebbe da dire senza timore di smentita che siamo partiti col piede giusto, grazie davvero, grazie a lei, e lo mette in mostra con la dovuta evidenza perché in realtà è protagonista di questo incontro, di questo pomeriggio, il violino. Perché il violino? Perché il violino ha determinate caratteristiche che tra poco vi saranno ben chiare. Ma non voglio spoilerare il pomeriggio e di conseguenza ogni momento del pomeriggio deve andare nel tassello, come tassello giusto del mosaico, e di conseguenza chiamo qui accanto a me per raccontarvi del violino e dell'iniziativa che poi verrà ben spiegata in un cortometraggio del progetto Metamorfosi. Chiamo di fianco a me Enrico Allorto, che è maestro liutaio. Prego. E anche Giovanni Pellegrini, regista. Prego. Allora, Pellegrini non ha bisogno di spiegazioni particolari perché lo dice la parola stessa, è il regista del cortometraggio che tra poco vedrete. Allorto forse merita una battuta in più perché di mestiere fa il maestro liutaio ed è, devo dire, un po' il personaggio chiave dell'iniziativa che qui raccontiamo oggi pomeriggio. Perché il personaggio chiave? Perché alla fine, e qui comincio un po' a spoilerare il documentario, mi perdoni il regista, ma alla fine no, bisogna introdurre il maestro liutaio, quindi due parole devo dirle. Allora, alla fine intanto mi piace fare una sottolineatura, che non era in programma, ma butto il cuore oltre l'ostacolo e mi sento di doverlo fare. Beh, insomma, l'articolo della Costituzione, non mi ricordo il numero, mi perdonerete per questo, parla chiaro. La pena, almeno in questo paese, nella nostra Italia, deve rieducare e non soltanto punire. Purtroppo lo sottolineo quattro volte, e non è che succede così, perché troppo spesso la pena è un qualcosa che fa tutto fuorché rieducare, e questo crea, mi permetto di aggiungerlo, un circuito vizioso per cui il cane si morde la coda e in realtà nessuno viene rieducato e le carceri diventano un momento in cui la delinquenza impara sempre di più a delinquere invece di essere rieducata. Per questo iniziative come quelle di cui stiamo parlando oggi pomeriggio penso che vadano definite come iniziative davvero ragguardevoli, davvero meritevoli della dovuta attenzione. Ecco, ma cosa c'entra il maestro liutaio? Adesso poi ce lo racconterà lui. C'entra perché il problema erano le tante barche, ma tanta roba sul serio, stiamo parlando di 3.000, 4.000 imbarcazioni che arrivano con i migranti poi vanno verso il loro destino e le barche rimangono lì e sono rimaste lì fin troppo tempo. Alla fine cosa fa di queste barche? In una economia circolare di cui ci riempiamo un po' tutti la bocca a partire dai giornalisti, che però invece è cosa pregevole, in un mondo ideale questi legni di queste barche è bene che vengano recuperate, no? Oltre che smaltite. E l'idea è stata quella di recuperare il legno di queste barche attraverso, e qui arriviamo al dunque, attraverso la costruzione di violini, perché sono legni che si prestano. Allora, io non vado oltre, anzi ho già spoilerato fin troppo. Chiedo al maestro liutaio Allorto, e come avete costruito questa iniziativa? Perché poi il passaggio delicato in questo caso, ma come sempre nella vita, è passare
dalle parole ai fatti, che di solito è il momento in cui casca il somaro. Stavolta il somaro non è cascato e adesso all'orto ci racconta come mai e come è riuscito a evitarlo, e cioè come si è riusciti a mettere in piedi un'iniziativa per cui il legno di queste barche alla fine ha avuto un percorso virtuoso ed è stato trasformato in niente po' di meno di violini, il cui suono avete avuto modo di apprezzarlo poco fa. Maestro all'orto. Grazie per la presentazione. Dunque, diciamo, questo violino è un simbolo di come si possono recuperare le cose. In natura non viene buttato via niente e tutto entra in un circolo, per cui quello che per noi è strano, la natura lo esegue sempre da milioni di anni. E quindi il violino in particolare ha un significato di trasformare la spazzatura attraverso l'arte in bellezza, e quindi comunicare con il pubblico. È stata un'impresa abbastanza, come dire, azzardata. Io quando ho iniziato a fare il violino ho detto proviamo a farlo, non ero sicuro di riuscire nel risultato, però alla fine sono soddisfatto di quello che è venuto fuori, e da questa idea iniziale è nato poi un progetto molto più ampio, e sono contento che questo violino possa comunicare delle emozioni a tutti quanti e dare l'esempio che è possibile fare le cose, è possibile trasformare insomma le cose, anche le persone, in qualcosa di meglio. Allora passo la parola al regista, anche perché poi vedendo il film probabilmente capirete molto di più. Anche perché, aggiungo, io non ho spoilerato tutto, perché sennò era troppo facile, no? Finiva tutta la suspense. Io ho spoilerato soltanto una parte, perché il legno di queste barche è stato trasformato in violini, il prototipo, avete sentito dalle parole del maestro all'orto, è dovuto al suo lavoro, ma tutto ciò poi è stato ingegnerizzato, e cioè i protagonisti della nascita di tanti altri violini sono, e qui mi riallaccio alle parole che ho detto in precedenza, sono i detenuti di carcere italiani. Regista Pellegrini poi ha trasformato questo percorso virtuoso in un cortometraggio che adesso ci racconterà come è nato e ce ne anticiperà i contenuti prima che poi tutti voi lo possiate vedere. Sì, quando sono stato chiamato per fare questo cortometraggio non mi erano stati presentati, diciamo, tutti gli elementi di questa storia che ho scoperto piano piano facendo. E quindi sulle prime non mi rendevo neanche conto del dono che mi era proposto in quell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Venezia. Non sapevo che i violini venivano fatti nel carcere di Milano, non sapevo la passione che animava le persone che hanno ideato e reso possibile questo progetto. A volte quando ci viene proposto un progetto da parte delle istituzioni si ha sempre paura di trovarsi a dover edulcorare, diciamo, il contenuto con degli artifici filmici o narrativi. Invece in questo caso la storia era talmente bella, talmente vera nella profondità e nella sincerità delle persone che ne facevano parte, che è stato difficile tagliare e raccontare questa storia in soli 15 minuti. La tentazione era quella di mettere ancora più concetti e contenuti, però sarebbe venuto fuori un lavoro da un'ora che non era quello che mi era stato chiesto. Devo dire che l'emozione più forte poi è stata appunto all'interno del carcere di Opera, dove ho avuto a che fare con delle persone detenute. Io avevo davanti delle persone umane, cioè degli uomini, degli artigiani, e delle persone che, poi lo vedrete, sono riuscite a trasmettere con poesia e con passione quello che le altre persone che ho intervistato mi dicevano con un tono, diciamo, più istituzionale. E trovarsi davanti queste persone che in un momento della loro vita hanno sbagliato e hanno
intrapreso un percorso di detenzione e sentire dalle loro voci questi concetti così profondi continua a farmi emozionare, diciamo, e spero che questa cosa, ma sono sicuro che capiterà anche a voi. E quindi, beh, niente, non voglio dire altro perché penso che sia il cortometraggio che deve parlare. E quindi niente, ringrazio l'Agenzia delle Dogane, Arnoldo Mondadori e Silvio Di Gregorio, direttore del carcere di Opera, per aver costruito questa iniziativa. Dico soltanto, Agenzia delle Dogane, voglio dire Marcello Minenna, ho citato soltanto, diciamo, le persone in cima alla struttura che ha reso possibile questo progetto. E quindi grazie e buona visione, direi. A questo punto abbiamo spoilerato fino in fondo il perché voi siete qui. C'è ancora un elemento di sorpresa. Ah, questo è il bello della diretta. Che scoprirete poi, forse lo sapete già, ma lo scoprirete durante il corto, di chi sono queste musiche, questa musica bellissima che abbiamo già ascoltato poco fa. Bene, allora grazie al maestro Luttaio Allorto, grazie al regista Pellegrini, che adesso seguiranno con noi il cortometraggio che precede anche poi un momento di discussione comune intorno a questi argomenti. Grazie. Partiamo allora col cortometraggio. Il progetto Metamorfosi è un progetto semplice che vuole arrivare a tutti. È quello di trasformare il legno che ha portato il dolore dell'umanità in speranza. Io tra le mani ho un violino che prima era una barca e questo violino può dare voce, cerca di dare voce a chi non ce l'ha fatta, a chi è affogato nel Mar Mediterraneo, che è il più grande cimitero d'Europa. L'idea di fare gli strumenti con le barche è nata un po' per caso qua nel carcere, in questo laboratorio, per fare dei presepi con il legno delle barche. Vedendo questo legno mi è venuta l'idea, ma visto che qua siamo un laboratorio di liuteria, perché non provare a fare un violino? Eravamo un po' perplessi, comunque ho provato a farlo e alla fine ha funzionato. La perplessità nasceva dal fatto che il legno per fare le barche non è necessariamente quello che va bene in liuteria, che è un legno estremamente selezionato apposta per ottenere la sonorità. Ma scegliendo tra i vari pezzi di legno ho trovato del legname che poteva andare bene. Se naturalmente avessi lavorato il legno senza lasciare le tracce dell'esterno non si sarebbe capito che era il legno delle barche. In quel preciso momento in cui ho visto nascere il violino,
ho pensato che lì poteva nascere un'orchestra, ho pensato che potessero suonare decine di violini. Il liutaio si è un po' spaventato. Da quel momento è iniziato un lavoro, insieme alle dogane, insieme alle istituzioni, un lavoro di rete importante, perché tutti hanno messo del loro, le dogane, le barche, il liutaio, la sua capacità, il lavoro delle persone detenute, l'amore di tutti noi, perché nascesse questa orchestra che sta nascendo. Quando per la prima volta ho potuto prendere in mano questo violino, ho provato una sorta di incredulità, perché se pensiamo che questo violino suona anche bene ed è fatto con dei legni marini, a me è parso quasi una sorta di ulteriore atto che ha del miracoloso. Quando mi è stato presentato il progetto Metamorfosi è stato un regalo. L'Agenzia d'Accise Dogane e Monopoli ha il compito di ricercare, recuperare e smaltire i relitti del mare. E questo progetto ci consente uno smaltimento che avvicina l'agenzia alla società civile in una progettualità sociale di economia circolare. Purtroppo negli ultimi anni il fenomeno migratorio è cresciuto esponenzialmente e così il numero dei barchini che arrivavano sul litorale delle isole del canale di Sicilia. E gli insulani, per liberarli, le portavano al largo e le affondavano. Ci sono ancora più di 2000 barchini affondati al largo delle isole del canale di Sicilia. Bisogna prendere come riferimento la stagione estiva, quando c'è bonaccia, avvengono dai 15 ai 20 sbarchi al giorno, più di 500 imbarcazioni arrivate a Lampedusa nel 2021 con almeno 16.000 migranti che sono sbarcati. Attualmente la Dogana, come ente esecutore, si occupa dello smaltimento, la messa in sicurezza e il stoccaggio temporaneo presso un apposito luogo dedicato sull'isola. Con il progetto Metamorfosi è stato possibile addirittura prendere le imbarcazioni e trasferirle direttamente verso le carceri, facendole navigare e poi trasportate via camion nel luogo stabilito. Il progetto Metamorfosi ci rende particolarmente orgogliosi. È un progetto attraverso il quale abbiamo mostrato al mondo della società libera come il carcere può lavorare e può essere uno strumento di promozione di importanti processi di reinserimento delle persone detenute. L'inattività costituisce un dato purtroppo molto frequente nei nostri istituti penitenziari, che produce effetti patologici sul versante della condizione psicologica delle persone detenute. Il lavoro, al contrario, costituisce un momento di realizzazione delle persone detenute che possono, attraverso le attività organizzate all'interno del carcere, non disperdere le abilità professionali di cui dispongono e acquisirne di nuove attraverso percorsi di formazione professionale. Se tu rimani in sezione tutta la giornata, la testa ti va a 10.000, non impari niente, ti autodistruggi perché fai altro che pensare. Invece, avendomi dato la possibilità di venire qua a fare un mestiere che a me piace, perché a me piace imparare nella vita, passi delle ore qui, torni su, se ti lavi, te ne vai a letto, sei più rilassato. Quando ti svegli la mattina, non vedi l'ora che arrivano le 7:30, ti cambi veloce un caffè perché alle 9 devi scendere a lavorare, no? Non vedi l'ora che arriva quel momento lì.
Il laboratorio di Euteria non è l'unica attività che si svolge in carcere. Accanto al laboratorio di Euteria esistono laboratori di preproduzione di mascherine, piuttosto che di borse, piuttosto che di altri oggetti che vengono venduti all'esterno da cooperative. Esistono anche delle commesse di lavoro da parte di ditte esterne, quindi di assemblaggio, piuttosto che di assemblaggio di prodotti ovviamente industriali, ed esiste anche una particolare attenzione per quanto riguarda la cultura dei detenuti, quindi non solo corsi di formazione professionale, ma anche corsi scolastici, compresa l'università. Per lavorare i detenuti hanno la possibilità di presentare la propria candidatura che viene esaminata dall'equipe di osservazione e trattamento e quindi dal datore di lavoro. Una volta che viene accettata la candidatura, il detenuto è ammesso a lavorare ed ovviamente ha gli stessi diritti e ovviamente gli stessi doveri di qualsiasi altro lavoratore. Sono venuto in questa carcere nel 2016, no? E ho sentito di questo laboratorio, ho sempre provato e alla fine nel 2021 sono riuscito a arrivare in questo laboratorio. Per me oggi come oggi è una grande soddisfazione, no? Posso dire anche che mi sento un po' privilegiato, no? Che non è che siamo 10 detenuti e tutti possono lavorare. Per tutti questi barconi la loro fine sarebbe stata quella di essere smaltiti come dei rifiuti speciali, un po' come per parte dell'opinione pubblica siamo anche noi in carcere. Cioè dobbiamo essere, non dico smaltiti, ma convertiti in materia prima secondaria, mettiamolo in termini industriali. E quindi il paragone viene facile da pensare. Però se come qualcuno è riuscito a prendere questi barconi e evitare che fossero solo un rifiuto, essere smaltiti, solo un peso, probabilmente anche noi riusciremo col tempo a ritrovare una collocazione più idonea, più consona all'interno del mondo. Quando abbiamo smantellato la prima barca si pensava una barca, però ci siamo accorti che essendo state immediatamente prese dal mare, messe sui camion e portate qua, c'erano tracce delle vite di chi è passato su queste barche. Abbiamo trovato scarpe da bambino, abbiamo trovato i fischietti collegati a qualcuno ancora attaccato al giubbotto di salvataggio. È un viaggio nel viaggio praticamente, perché porta a immaginare qualcuno sì, arriva, altri no. Quando ho sentito le prime note del violino, erano proprio le primissime note scordate, perché logicamente il maestro le stava accordando e tutto. Poi, una volta al lavoro fatto che il violino era accordato e tutto, cioè è stato bello, perché nessuno veramente se lo aspettava che questo violino suonasse. Il legno non era proprio il legno che è usato per i violini. Quando è stato costruito il primo violino sono andato da Nicola Piovani, che è un caro amico, a cui ho chiesto: Nicola, puoi fare una musica, una composizione? Lui ha detto subito di sì, è stato toccato subito e ha scritto questa composizione, Il canto del legno. Il canto del legno è una piccola composizione divisa in due parti. La prima parte più cantabile, ma è un canto che non decolla mai. Sono dei piccoli cenni, delle piccole schegge di un canto quasi strozzato, mentre nella seconda parte c'è una specie di cadenza molto virtuosistica. È un po' un campionario di tutti i suoni che un violino fa, proprio per mostrare che questo violino che viene da naufragi è in grado di suonare tutto quello che suonano i colleghi, i bicordi, i tricordi, il suono con l'arco, il suono pizzicato.
primo violino è stato portato dal Papa. Siamo andati con Carlo Maria Parazzoli, che è il primo violino dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E è stato molto toccante perché il Papa l'ha ascoltato in meditazione, ha ascoltato queste note, sapendo da dove veniva questo violino. Ed è stato un momento molto forte, molto bello. Come posso spiegarla con delle parole, no? Sentendo questo violino da nulla, da un pezzo di legno che il professore ci ha spiegato che è un po' difficile a fare, a riuscire a dare anche il suono. Quando ho visto un pezzo tutto completo che dava i suoi suoni, mi sentivo come dare vita a qualcosa, no? Insieme al violino cerchiamo di dare un suono anche al silenzio dell'umanità. Io credo che tutte le idee vengono sempre da un altro luogo, arrivano. E la cosa bella è che non sono nostre, vengono e sono sempre fatte insieme le idee. Quando sono vere, resistono. Ti dicono: tu sei un matto perché pensi che da una barca può nascere un violino. Questa è la prima reazione sociale. E invece c'è qualcosa nel sogno che ti fa sentire che di continuare, di andare avanti. Non sei tu, ma è il sogno che ti dice di andare avanti. E adesso il sogno ci sta dicendo avanti, con altri violini, violoncelli, viole, perché nasca un'orchestra, perché possa suonare a tutti e possa dare armonia, possa dare bellezza. E la bellezza salverà il mondo, no? Applausi molto sentiti, un riconoscimento all'attività del maestro Luzzaio Allorto e al regista che è stato artefice di questo cortometraggio, e avete a questo punto capito fino in fondo anche le parole della mia introduzione. A questo punto abbiamo un breve dibattito e chiamo qua sul palco Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione, grazie per la partecipazione. Carlo Renoldi, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E qui apro una brevissima parentesi, ci auguriamo tutti che racconti come quello che abbiamo appena sentito si possano moltiplicare. Aggiungo che il carcere di Opera fa tante iniziative del genere, molto ragguardevoli. Ricordo che è stato anche a lungo, non so se lo pubblica ancora, ma artefice di un giornale che veniva fatto dai detenuti con la collaborazione di giornalisti. Ma questa è un'altra storia. Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia delle Dogane.
nonché, aggiungo, e ne sono fiero, collaboratore stabile del Sole 24 Ore ogni domenica, ma nella veste non di direttore generale delle Dogane, ma nella veste di economista, Arnoldo Mosca Mondadori. L'avete visto prima nel cortometraggio, adesso è tra di noi in carne e ossa, è il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, grazie per la partecipazione. E qui apro un'altra rapidissima parentesi, guardate che questo signore che adesso è seduto ha una sua genialità, perché siccome mancano i medici, e in Calabria purtroppo il servizio sanitario è una bella gatta da pelare, beh, li ha presi da Cuba, è un'esperienza interessante, se non ne sapete niente informatevi, perché credo che sia stato anche un gesto coraggioso, e sono arrivati e stanno lavorando, e Dio solo sa quanto c'è bisogno di medici in Calabria. Ed è anche uno scambio tra popoli che è molto interessante. Pur non essendo lui di centrosinistra, perché è una giunta di centrodestra, questo è ancora più interessante. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa. Che per la verità sono posti straordinari di vacanza e di mare, e purtroppo si trovano su una rotta che ha altri problemi. Nicola Piovani, che poi è il compositore e direttore d'orchestra. Detto di orchestra perché la speranza di tutti noi è che poi a questo violino, a questo primo violino, poi segua proprio tutta l'orchestra, e questo responsabilizzerà ancora di più il maestro Piovani. Allora, Pietro Curzio, ci racconti dal suo punto di vista qualche riflessione su questo documentario, su questa iniziativa? Ma guardi, io qui sono l'unico che non ha fatto niente e quindi posso svolgere un ruolo di testimone. E quello su cui stavo riflettendo è questo, e cioè abbiamo assistito a qualcosa di sorprendente, perché io vidi un servizio in televisione e rimasi sorpreso, perché sapevo che il legno dei violini deve essere un legno particolare che viene di alberi particolari che si trovano in Trentino Alto Adige, e non è un legno qualsiasi. Per cui mi chiesi, vedendo questo servizio, come mai questi violini suonassero, e a quel che dicono delle persone molto competenti, suonassero bene. E probabilmente la spiegazione non è tecnica, ma è una spiegazione umana, poetica direi, e cioè suonano bene perché quello che è stato fatto con una grandissima passione e con grandissima intelligenza. Di chi? Passione di chi? Ecco, direi passione nel duplice senso con cui intendiamo questo termine, che è la passione di chi nel proprio lavoro ce la mette tutta, ed è la passione di chi ha subito delle gravi ingiustizie nella vita, in alcuni casi sino alla morte. Sono le persone che abbiamo visto, chi viaggiava su questi barconi, alcuni che
ce l'hanno fatta, altri non ce l'hanno fatta. Forse c'è questa passione in quei legni e poi c'è la passione di chi ha commesso degli sbagli e sta tentando di recuperare. Bellissima la metafora che uno dei detenuti usa sui rifiuti, sui legni che sono rifiuti e a cui viene data una chance di recupero. E poi tra questi due mondi c'è stato l'impegno di una serie di persone intelligenti che sono e colte, che sono quelle sedute qui accanto a me, alle quali, se mi consentite, faccio i miei complimenti più vivi per l'idea che hanno avuto e per come l'hanno realizzata. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Ha citato la passione alla fine deve essere un elemento portante della nostra vita e mi ha alzato la palla, giuro che non ci siamo messi d'accordo, ma io sono direttore del Sole 24 Ore ma anche di Radio 24, lo slogan della radio è la passione si sente e la nostra vita è una passione, ha ricordato passioni di ben altro impatto. La passione è importante, così come è importante, lo dicevo prima nell'introduzione e lo ripeto, un paese civile è un paese che non rinchiude dietro le sbarre chi ha sbagliato, va fatto anche questo, ma è un paese che si pone l'obiettivo di come recuperarli a una vita civile, a una vita normale. Ecco. In questo Carlo Rainoldi è impegnato in prima fila. Prego. Grazie. Ma io è la terza volta che vedo questo corto e devo dire che ogni volta è un'emozione nuova. Oggi tra l'altro era forse in una versione ancora più arricchita rispetto alla prima e alla, in particolare a quella che è stata presentata a Venezia. Qualche mese or sono. È una emozione grande perché ci restituisce, faccio riferimento ovviamente alla mia, al mio piccolo angolo visuale, l'idea di un carcere diverso da quello che siamo comunemente portati a conoscere attraverso le immagini che la stampa, i mezzi di comunicazione ci offrono. Spesso il carcere è associato a eventi luttuosi, a momenti di sofferenza e questo fa passare in secondo piano le tante esperienze virtuose che invece in carcere vivono e si realizzano grazie all'impegno di tanti operatori. Qui oggi è presente il direttore della Casa di Reclusione di Milano Opera, Silvio Di Gregorio, che è uno di quegli operatori, di quelle persone che che si batte ogni giorno per un carcere diverso, un carcere che appunto sappia realmente attuare quella promessa costituzionale che lei ricordava al principio, cioè l'idea di una pena che non è solo punizione, non è solo afflizione, ma sa essere momento di recupero, sa essere momento di responsabilizzazione. La rieducazione in fondo non è altro che questa, cioè innescare processi di cambiamento nelle persone per sottoporre la loro esperienza passata ad un momento di rivisitazione, di riflessione, che sia poi la premessa per un momento successivo, quello in cui finalmente queste persone verranno restituite alla collettività, auspicabilmente insomma diverse e pronte a raccogliere la sfida a quella partecipazione alla promozione economica, sociale, culturale della collettività alla quale appartengono. E quindi questo progetto corrisponde perfettamente a quest'idea. Anch'io ho colto e ho molto apprezzato il significato simbolico della,
assimilazione, della, dell'affiancamento tra il cambiamento, l'evoluzione che dallo scarto, dalla cosa inutile porta alla realizzazione di un oggetto d'arte, a quel processo positivo che si vuole realizzare nella vita e nei percorsi esistenziali delle persone. Questo è un passaggio, credo, fondamentale. Abbiamo visto le immagini del Papa, ecco, il Papa ricorda sempre che la nostra società deve essere capace di superare, di rifiutare la cultura dello scarto, cioè l'idea che esistono persone inutili. I detenuti spesso sono considerati dei vuoti a perdere, delle entità che devono essere parcheggiate in attesa di non si sa cosa, e sono un qualcosa che, su cui non bisogna investire. Al contrario, ogni persona è una storia a sé, ha in sé una possibile ricchezza che deve essere recuperata. Questa è la scommessa che l'amministrazione penitenziaria e la nostra Costituzione ci impone di fare, che l'amministrazione penitenziaria ha intenzione di continuare a giocare giorno per giorno. Grazie. Marcello Minenna. Ma insomma, è sempre un'emozione, una grande emozione questo cortometraggio, ma poi uno, mentre lo vedevo, ritorna indietro nel tempo. Io non posso che associarmi alle considerazioni che sono state svolte e ringraziare tutti per questo grande gioco di squadra che è stato fatto e che realizza un progetto di economia circolare vero, concreto, attuale. Però forse la cosa che può essere aggiunta, perché nel cortometraggio non c'è, è come nasce veramente questa opportunità. Io mi ero insediato da poco come direttore generale dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Stato e vengo contattato da un funzionario dell'ufficio più lontano dell'agenzia a Lampedusa, che è Luca Benini, che siede lì in prima fila. Luca, fatti vedere. Mi segnala una esigenza su di una nave da 100 tonnellate, praticamente a Calapalme, giusto sindaco, si trovava, spiaggiata a Calapalme non so da quanti anni, dove c'era la resa dello Stato. Veniva richiesto all'agenzia l'ipotesi di una licenza alcolica, cioè l'idea era di trasformare un relitto spiaggiato da 100 tonnellate di ferro, che poi i nostri ingegneri con esperti nel settore radiometrico e ambientale hanno anche segnalato che rilasciava elementi ferrosi in acqua con tutte le criticità del caso in quel sito, dato che nessuno se ne occupava, apriamoci un bar, facciamoci un punto di ritrovo. Beh, io in quel momento francamente ho fatto un comitato tecnico, abbiamo cercato di raccogliere le informazioni interne all'agenzia, ai nostri ruoli specializzati, ed è partita una serie di richieste di coordinamento interistituzionale. Abbiamo coinvolto le altre istituzioni, la giustizia, gli interni, la protezione civile, anche le forze di polizia, la guardia costiera, il Ministero delle Infrastrutture. E alla fine, dopo una serie di ulteriori passaggi, siamo riusciti a definire una nuova procedura. Anche la Procura Generale della Cassazione ha fatto poi un orientamento ed è partita una macchina che quel relitto lo ha rimosso.
con una chiatta galleggiante di 3.000 metri quadri ed una gru in una struttura operativa realizzata dai nostri ingegneri che ha sollevato questa barca come fosse un fuscello. Un fuscello. E l'ha avviato per lo smaltimento. E così poi è partita l'avventura di iniziare a prendere tutti questi barchini, barche più o meno di dimensioni, e ad avviarle allo smaltimento. Ometto tutta una serie di dettagli e avventure nel mentre di questa operatività. Però la cosa che ha caratterizzato quel gruppo di servitori dello Stato che hanno avviato questa sinergia istituzionale era il coraggio di lavorare in un'ottica di squadra, assumendosi delle responsabilità, prendendo delle decisioni, definendo delle procedure che interpretassero l'ordinamento senza richiedere nuove leggi per scaricarsi di qualsivoglia elemento di come dire, coinvolgimento operativo, chiamiamolo così. In poco più di un anno noi abbiamo recuperato e smaltito 3.000 relitti. E poi, mentre accadeva questo, è comparso Arnoldo Mondadori, che a un certo punto si è presentato e dice: scusate, ma tutto sommato noi potremmo utilizzare quel legno. E poi si è presentato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e noi lo sappiamo lavorare. E allora abbiamo pensato, beh, ma qui si tratta di nuovo di rimettere insieme quei pezzi della squadra dello Stato per far capire che lo Stato è a fianco dei cittadini, può risolvere i problemi, può affrontare responsabilmente le questioni. E poi sono successe anche altre piccole cose, motivo per cui è con noi anche il presidente Occhiuto. Si sono aperte altre rotte migratorie e il modello Canale di Sicilia, vedete, quando è nata la prima segnalazione dell'intelligence dell'agenzia sulla rotta di Roccella Ionica e Crotone, noi in poco meno di 48 ore abbiamo costruito un nuovo ufficio dedicato su quella parte della Calabria. Anche qui non è stato proprio facilissimo, devo dire la verità, però l'abbiamo perché vedete, è la logica di lavorare sull'emergenza che fa male a questo paese. Quando abbiamo costituito quell'ufficio, le reazioni generali di altre istituzioni erano: vabbè, ma perché? Non è neanche una provincia. Uno dice, ma i nostri segnali della nostra intelligence dicono che lì arriverà di tutto nei prossimi mesi. Perché aspettare l'emergenza per poter poi correre ai ripari quando si può, con un minimo di capacità previsionale, mettere a terra le soluzioni amministrative, logistiche, risolutive? Certo, non è una provincia. E quindi bisogna prendere una decisione apparentemente extraordine. Ma se ha una motivazione, con coraggio va presa. E quindi meno male che ci siamo mossi per tempo, perché siamo riusciti, ma lo dirà meglio di me poi anche il Presidente, a prevenire delle criticità. Quindi concludendo, io credo che la testimonianza di questo lavoro di oggi e che i problemi si possono affrontare e risolvere, a una sola condizione però: evitare che i problemi ti caschino in testa. E per evitare questa cosa è sufficiente cercare di vedere quello che ti circonda, perché non ci voleva Kolmogorov riesumato dalla sua tomba a Pietroburgo per prevedere che arrivassero le rotte dei migranti in Calabria. Bastava osservare un minimo il flusso della logistica, così come comprendere che avere un puntino nel centro del Mediterraneo, così vicino al continente africano, diventi un punto di approdo immediato per migliaia e migliaia di persone che sono in cerca della libertà e di assoggettarsi a regole, a diritti, a doveri. Anche lì, scusatemi, non ci vuole chissà quale capacità previsionale, ma ci vuole semplicemente la voglia di affrontare i problemi. Grazie.
Arnoldo Mosca Mondadori. Buonasera, buongiorno a tutti. Io presiedo la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che diciamo promuove questo progetto in sinergia e grazie alle dogane e al ministro, al DAP, e ad artisti come Nicola Piovani che ha scritto questa musica, poi Nicola ci dirà che è fondamentale, è stato, gli artisti sono le antenne che parlano col cielo. Una cosa volevo dire prima di tutto, oggi è necessario, oggi, porre al centro l'essere l'uomo. Vediamo la guerra, ci sono milioni di persone che scappano dall'Ucraina tutti i giorni, milioni, dalla guerra di là. E dalle guerre di qua, Eritrea, Sud Sudan, Etiopia, Tigray, Siria, sono stesse guerre, stessi uomini che scappano perché hanno fame, come potremmo avere fame noi se ci fosse un attacco nucleare. Ci troviamo oggi tutti uguali a dover pensare a delle politiche insieme comunitarie in Europa e nel mondo per l'uomo. È necessario questo. Questo per le persone migranti che fuggono. Persone detenute, ecco, la nostra fondazione mette al centro le persone detenute. Il progetto è iniziato nel carcere di Opera e in pochi mesi si è espanso perché ha aderito anche al carcere di Rebibbia, di Secondigliano, di Monza. Assumiamo le persone detenute e sta nascendo questa orchestra. E poi stanno nascendo un'altra cosa molto bella che abbiamo già portato a Santo Padre, che era entusiasta, dei rosari, cioè fatti con quelle barche, dei rosari per tutti, per pregare, perché da questo dolore possa nascere speranza. Per quello si chiama Metamorfosi il progetto. Di fronte al dolore c'è solo silenzio, per cui non aggiungo altro. Vorrei solo però ringraziare, perché i progetti nascono sempre, come diceva Minenna, da un gioco di squadra. Io ricordo come è iniziato tutto, perché eravamo nel piccolo laboratorio di liuteria dove da 10 anni facevamo violini normali, all'orto fa il primo violino con i legni, pochi legni portati da Lampedusa, e una persona detenuta che è Andrea Volonghi dice: ma perché non chiedete al governo delle barche? È stato lui, non sono stato io, è stato Volonghi. Allora ho pensato, allora siamo arrivati a Luciana Lamorgese. Ecco, allora io credo che non ci siano mai protagonisti, non ci sia mai un ego in nessuna idea, in nessuna costruzione, non c'è mai nessuno che ha dei meriti. Siamo tutti collaboratori della bellezza e quindi per questo, secondo me, dobbiamo continuare a collaborare con grande umiltà. Grazie. Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, un ruolo che non gli invidio mica tanto. Sì, in verità è una regione che ha un coefficiente di difficoltà un po' più alto rispetto alle altre regioni. Appunto. Un gioco di squadra, quindi complimenti a tutta la squadra, però consentitemi come uomo delle istituzioni di rivolgere un particolare apprezzamento ai due uomini delle istituzioni coinvolti in questa squadra, Rinaldi e Minenna, perché generalmente ci si aspetta da un funzionario pubblico che faccia il suo e si è soddisfatti se si limita a fare il suo e lo fa bene. In questo caso le istituzioni hanno dato prova di saper fare più del loro, cioè nel senso che Minenna, io peraltro ho esperienza del suo lavoro in Calabria e lo giudico uno dalle competenze geniali, poteva limitarsi a smaltire questi barchini come l'avrebbero fatto tanti altri, e invece
è riuscito, grazie alla felice intuizione di chi ha proposto questo progetto, a realizzare un progetto che è in qualche modo un monumento di civiltà, perché fa un altro racconto, per esempio, del carcere rispetto alle pulsioni che a volte inducono molti a ritenerlo un luogo che deve essere un girone infernale, fa un altro racconto, no, della immigrazione e della sofferenza che genera l'immigrazione, e dimostra come da due esperienze, quella del carcere e quella della sofferenza che genera l'immigrazione, possano nascere, no, episodi di bellezza, di virtuosità. Ed è importante che le istituzioni, insieme agli artisti, insieme a quanti hanno proposto questa idea, facciano insieme questo lavoro, perché sarebbe bello che si potesse raccontare, per esempio, anche un altro modo di intendere l'immigrazione. Marcello ricordava che io governo una regione che in questo periodo è interessata da importanti flussi migratori. Non ne parlano i giornali, non ne parlano le televisioni, probabilmente non ne parlano perché la stiamo governando, questa immigrazione, appunto, in maniera civile, attraverso un rapporto costruttivo tra più livelli istituzionali, e la stiamo governando senza soffiare sul fuoco delle pulsioni, senza parlare alla pancia delle persone. Io vorrei che ci fosse poi la capacità da parte delle istituzioni di considerare, sull'esempio, insomma, di questo progetto, la possibilità di mettere in campo anche delle politiche che facciano della immigrazione anche una fonte di ricchezza per regioni come la mia. Io sono fiero di governare una regione che vuole essere una regione accogliente, ma sono convinto che la mia regione può essere davvero l'hub dell'Europa sul Mediterraneo, e il Mediterraneo è un luogo che sta registrando grande protagonismo, no, dal punto di vista della movimentazione delle merci. Io lo vedo col mio porto, il porto di Gioia Tauro, che è diventato il primo porto d'Italia. Sta avendo un'importanza che sarà sempre più crescente. Io sono convinto che da questi paesi, dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, noi fra qualche tempo dovremmo avere anche la possibilità di importare, per così dire, lavoratori che oggi le nostre imprese hanno difficoltà a reclutare. Parlo di alcuni profili, di alcuni lavori che gli italiani non fanno più. Allora, episodi come questi, progetti come questi, nella misura in cui come dire, fanno piazza pulita delle pulsioni, dei luoghi comuni, e dimostrano come anche da ciò che è sempre stato vissuto come un problema può nascere qualcosa di buono, può nascere qualcosa di bello, possono essere da stimolo a tutti, ma soprattutto ai decisori politici, per fare in modo che da ciò che viene vissuto come un problema, come un fastidio, possano nascere percorsi che rendono queste esperienze esperienze di arricchimento anche per noi. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e di Linosa. Sì, buonasera a tutti. L'idea, insomma, di far nascere, di dare una nuova vita a queste barche che sono state utilizzate, insomma, dai migranti per la traversata nel Mediterraneo, è un qualcosa che a me tocca molto da vicino e che assume, insomma, un significato del tutto diverso per diversi aspetti. Innanzitutto dal punto di vista ambientale, no?
delle barche che erano destinate al macero prendono nuova vita, nuova forma, vengono riutilizzate, vengono riciclate. E poi c'è l'aspetto, come dicevamo all'inizio, rieducativo, sociale. Si dà in qualche modo spazio a ciò che può nascere da un disagio, da un problema, sia quello che c'è nelle carceri e sia il disagio, il problema da chi arriva dall'altra parte del mare, dall'altra parte della costa, dall'Africa. E poi l'aspetto forse che è più importante è quello culturale, di sensibilizzazione. In realtà io non li considero semplici strumenti, sono un po' come delle opere d'arte, perché hanno un significato del tutto diverso, portano dietro, come diceva Arnoldo, la speranza di una vita migliore, di un futuro diverso. E come tutte le opere d'arte, in qualche modo devono servire un po' anche ad interrogare le coscienze, ad avviare delle riflessioni vere, non di circostanza. E purtroppo noi in Italia abbiamo un po' una cattiva abitudine. Celebriamo le giornate della memoria, facciamo le ricorrenze e poi però buttiamo tutto nel dimenticatoio. I problemi rimangono problemi, facciamo fatica ad affrontarli. Io sono sindaco da poco più di 3 mesi. Ho già dovuto accogliere 3 morti, 3 migranti morti. E l'anno prossimo saranno 10 anni da quella che è stata forse la più grande strage del Mediterraneo, quella del 3 ottobre 2013, dove persero la vita in mare circa 400 persone. Eppure diciamo che da allora poco è cambiato. L'Europa non ha una politica migratoria, l'Italia non ha una politica migratoria, si continua a lavorare sull'onda dell'emergenza, non strutturalmente. L'Europa non vuole cambiare il regolamento di Dublino. L'Europa non riesce a far partire i corridoi umanitari per far viaggiare le persone in sicurezza. E quindi questi strumenti in qualche modo possono servire, appunto come ho detto poc'anzi, ad interrogare le coscienze, a sottolineare un'urgenza. Io dico che dovremmo andare anche oltre le carceri, forse distribuirle in tutte le scuole d'Italia, in tutte le strutture pubbliche d'Italia. Purtroppo dobbiamo iniziare a capire che migrare in queste condizioni non è una scelta. Paradossalmente forse lo fa chi non ha scelta. Lo fa chi non ha scelta e in presenza di un'alternativa probabilmente nessuno rischierebbe tanto. E quindi noi che siamo un po', come dire, le istituzioni che forse non hanno nemmeno la soluzione, dobbiamo sensibilizzare l'Europa a trovare quell'alternativa di far viaggiare appunto le persone in sicurezza, ad avere una scelta. Se non per solidarietà, l'Europa lo deve fare almeno per necessità. Grazie. Devo dire che quell'Europa che non sa creare corridoi umanitari è l'Europa che non ci piace e che speriamo possa essere superata. La speranza è sempre l'ultima a morire. Nicola Piovani. Grazie. Grazie innanzitutto a Arnoldo Mondadori che mi ha permesso, che è stato il primo tramite, che mi ha permesso di mettere un piede dentro un'iniziativa così, così commovente, così giusta, così, così importante, utile. Noi musicisti facciamo la musica, quindi lavoriamo nel futile,
nell'abbellimento della vita, c'è chi lavora invece alla sopravvivenza. E quando il nostro lavoro si può arricchire di una dimensione come questa, quindi prendere una dimensione etica, questo mi fa sentire bene, mi fa sentire meglio col mio lavoro, mi fa aumentare le idee. Quindi il primo è un ringraziamento a voi per avermi permesso di aver partecipato, poi di essere qui vicino a persone che con tanta passione, in grado anche di trasmettercela questa passione, lavorano praticamente nell'aiuto del prossimo. Quello della migrazione a volte è un tema che così a noi ci rende impotenti, uno lo guarda, è esterrefatto, e è un tema che a volte rischia la rassegnazione, che uno si rassegni che le cose vanno così, ma questo non va bene, perché la rassegnazione è l'anticamera del cinismo. Quindi quando incontro persone come voi che praticamente fanno per migliorare una condizione e ci presentano anche qualche risultato, qualche soluzione parziale, qualche soluzione dei problemi, perché i problemi stanno lì per cercare di essere risolti, non per essere sbandierati per prendere voti, vanno affrontati. Ecco, quando incontro qualcuno che li affronta così, così insomma, mi sento ancora più grato di poterci partecipare come musicista. Del resto credo che sia sempre così la lotta fra il bene e il male. A me mi viene di pensare che esiste tuttora questa lotta fra il bene e il male, perché mi viene di pensare, che ne so, adesso abbiamo visto amministratori, politici, gli scienziati. Ogni mattina ci sono molti scienziati che si svegliano e cominciano a lavorare, no? Alcuni inventano medicine per salvare l'umanità, altri inventano armi per uccidere l'umanità. Sono scienziati che hanno fatto forse le stesse università, forse vengono dallo stesso ceto sociale, hanno preso diverse specializzazioni. Ecco, vedete come nella pratica, nella scienza, si può scegliere. Nella musica è più difficile, ripeto, siamo nel futile, quindi quando mi capita un'occasione come questa... ecco, un'altra cosa vorrei aggiungere sul tema delle carceri. Tutto quello che è stato detto, le parole bellissime, il vuoto a perdere, quanto è importante. Quello è un settore che non è che richiede una piccola riforma, richiede proprio una bonifica. Io sono andato qualche volta a suonare, più di una volta sono andato a suonare nelle carceri, e delle volte sono andato a vedere gli spettacoli teatrali che fanno a Re Bibbia. E oltre a questa sensazione che dite voi di persone abbandonate, questi vuoti a perdere, ma c'era sempre un tarlo ogni volta che mi veniva in mente, ma tutti quelli con cui ho parlato, con cui ho visto recitare, con cui ho scambiato pareri, per i quali ho suonato, che ho incontrato, erano tutte persone nate povere. Non riuscivo a vedere lì dentro, anche a cercarlo col lanternino, qualcuno nato bene. Allora mi chiedevo, ma perché? Perché in un paese come il nostro, che si dice cristiano, in cui la cristianità viene a volte addirittura sbandierata, no? Perché i poveri vanno in carcere? Forse ci sono due spiegazioni, penso, o perché i ricchi nascono buoni, o perché i ricchi nascono come buoni avvocati. Devo dire che l'alternativa data in chiusura è un esercizio di retorica, perché evidentemente la risposta è molto semplice. Molto intimamente mi tocca questo problema. Credo che debba toccare tutti noi. Grazie per chi ha partecipato a questa
scambio di riflessioni, grazie a voi che l'avete seguita con attenzione. Chiudo, grazie anche alla traduttrice, che svolge un ruolo importante ed è bene farle un applauso. E io chiudo con una considerazione. Chiudo con una considerazione e una informazione a tutti voi. La considerazione che faccio è che ho sentito parlare prima di economia circolare. Bene, noi siamo sempre un paese che è abituato a parlare male di noi stessi, no? Ce l'abbiamo un po' nel DNA. Bene, a proposito dell'economia circolare, dobbiamo sapere che noi siamo il primo paese in Europa. Siamo il paese che applica con più efficacia le regole dell'economia circolare. Sembra incredibile, ma è così. Quindi per una volta tanto va bene la flagellazione, poniamoci un limite, perché abbiamo anche delle straordinarie eccellenze, tra cui proprio l'economia circolare. Chiudo invece con un'informazione, la medaglia di rappresentanza data dal Presidente della Repubblica per questa iniziativa. Grazie a voi tutti. Non è colpa tua, il microfono. Che colore è, scusi? Ecco, ce l'ha. È attivo. Aspetta un attimo. Allora, il programma non si chiude qui. Abbiamo una parte adesso che riguarda praticamente la premiazione.